Il nostro Giro d'Italia, occupandoci in realtà proprio di quello che è avvenuto domenica scorsa, del disastro aereo che ha riguardato questo Boeing 737 Max 8, sul quale si addensano in questo momento una serie di nubi, così come si addensano una serie di nubi sull'azienda. Un disastro aereo che ha provocato oltre 150 vittime, tra loro 8 italiani, e l'abbiamo ampiamente raccontato nelle scorse ore, così come stiamo raccontando in queste ore quello che succede e come si stanno muovendo le varie compagnie aeree dall'Argentina all'Australia, e proprio negli ultimi minuti anche il Brasile hanno deciso di mettere a terra questi voli, questi 737 Max 8, proprio per i rischi che intravedono. La stessa Boeing ha fatto sapere in mattinata che avrebbe inviato un aggiornamento del software. In Italia della questione si sta occupando, come è giusto che se ne occupi, l'ENAC, che è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Che cos'è? L'autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo proprio nel settore dell'aviazione, e noi siamo in linea col vice direttore generale, che è l'ingegner Alessandro Cardi. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, ci dice innanzitutto come vi state muovendo voi? Noi ci siamo mossi innanzitutto dopo il primo incidente, viste anche queste similarità che stanno emergendo, nell'accertare che il nostro operatore, l'Italy, che gestisce tre macchine di questo tipo, avesse implementato nella propria flotta tutte le prescrizioni che il costruttore Boeing e l'autorità americana, che è la responsabilità primaria, hanno imposto per riconoscere il fenomeno, quindi con delle procedure operative che mettessero in condizione l'equipaggio di riconoscere in tempi rapidi il fenomeno e l'anomalia, in modo da poter intervenire rapidamente e con una procedura in grado di operare un superamento e quindi un override del sistema stesso, eliminandolo, quindi facendo in modo che il sistema potesse essere escluso dalla catena di comando, quindi sterilizzando e neutralizzando l'azione di questo sistema. Perché ingegner Cardi, mi sembra che si stia appurando in queste ore, lei ce lo stava accennando in maniera sottintesa, però esplicitiamolo per gli ascoltatori, che il tema sembra essere un software che interviene in determinate situazioni, senza andare troppo nel tecnico, e di fatto esclude il pilota dall'azione, non gli permette di agire, e potrebbe essere una delle cause della caduta e del disastro aereo in Etiopia, no? Sì, esatto. Noi proprio su questo, ritenendo che laddove fosse la stessa causa, l'intervento fatto sull'operatore, sia nell'introdurre tutte le prescrizioni, sia nell'addestrare il personale, in più abbiamo anche richiesto alla compagnia aerea di migliorare gli interventi proprio di manutenzione, quindi per alzare la soglia d'attenzione ai massimi, siamo confidenti che in questi casi la sicurezza rimane comunque garantita. In ogni caso, al momento noi siamo in diretto e continuo contatto con l'EASA, che è l'agenzia europea che ha certificato il velivolo per conto di tutta l'Europa, in modo da essere pronti a intervenire appena l'EASA dovesse diramare qualche informazione sulla base degli eventi ultimi appena successi in Etiopia. C'è una possibilità che voi interveniate per mettere a terra questi aerei d'imperio, d'ufficio, o senza che prima intervenga la compagnia stessa? Sì, questa facoltà l'abbiamo, dovremmo avere gli elementi per un'azione che sia proporzionata al livello di rischio. Come dicevo prima, con le informazioni attualmente disponibili non abbiamo elementi che ci portino a valutare un maggior rischio rispetto a ieri, perché l'operatore ha adottato tutte le misure e abbiamo continuamente accertato che le cose vengono fatte secondo queste prescrizioni, ripeto, anche con qualche ulteriore elemento di attenzione sul piano della manutenzione, per cui se non emergono fatti nuovi
aspettiamo di avere qualche informazione in più. Dovessero emergere delle informazioni più preoccupanti, indubbiamente interverremo. Interverrete. L'ultima domanda che le voglio fare, a proposito più o meno dello stesso tema. Allora, lei ci ha detto che di compagnie aeree italiane c'è solamente Air Italy che ha 3 di questi velivoli. Poi ovviamente ne atterrano e ne arrivano nel nostro paese, immaginiamo, di altre compagnie che magari non sono tra quelle che hanno deciso di mettere a terra appunto i 737 MAX 8. Voi potete intervenire in quel caso oppure no? In linea di massima l'intervento del banning, quindi cioè la messa al bando del tipo di velivolo sui cieli italiani, rimane in prospettiva un'azione possibile, però in coordinamento con tutte le altre autorità, prevalentemente sono autorità europee, perché certo, è un aereo che opera sul corto medio raggio, per cui in tutta Europa hanno fatto le stesse cose che abbiamo fatto noi e non ci sono messe a terra. Immagino, ingegnere, mi scusi, in coordinamento con le altre autorità e ovviamente con delle prove sostanziali, no, che ci sia un effettivo rischio. Certo. Certo, assolutamente. Come tutte le cose, bisogna ragionare con i dati e le informazioni in modo da assumere le decisioni più coerenti con quello che lo Stato dice e l'esposizione al rischio delle operazioni. La ringrazio, grazie all'ingegnere Alessandro Cardi, vice direttore generale dell'ENAC, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata. Grazie, buona giornata anche a voi. Noi adesso ci fermiamo. Tra